Oggi vi propongo lo zemin di fagioli. Ho messo a bagno i fagioli tutta la notte. Per questa zuppa utilizzo il fagiolo bianco di Conio, una varietà antichissima che viene appunto coltivata in questa frazione del comune di Borgomaro. È un presidio slow food e ha delle caratteristiche incredibili perché la buccia dopo la cottura è praticamente inesistente, il sapore è delicato e la polpa morbidissima. Prepariamo un trito con sedano, aglio, cipolla e carota. In questa ricetta si utilizzano le costine di maiale oppure la pancetta di maiale. C'è chi usa anche la cotenna. Questa è pancetta di maiale e la taglio a piccoli dadini. Rosoliamo il trito di sapori e aggiungiamo la carne, sale e un po' di pepe nero. Quando la carne cambia colore, bagniamo con un po' di brodo. Abbassiamo il fuoco e lasciamo cuocere mezz'oretta. Dopo mezz'ora uniamo i fagioli. Mescoliamo. Copriamo con l'acqua. Quando riprende il bollo abbassiamo il fuoco, copriamo e lasciamo cuocere mezz'ora. Tagliamo le bietole a listarelle così. E tagliamo anche le patate a dadini. Dopo mezz'ora uniamo le bietole con le patate. Mescoliamo e lasciamo cuocere fino a che i fagioli non sono belli morbidi. Ci vorrà almeno un'altra mezz'ora. Ci siamo. Spegniamo il fuoco, aggiustiamo di sale, copriamo e lasciamo riposare mezz'ora prima di servire. Filo d'olio. E pronti per l'assaggio. Brucia.